amici di Maco TV siamo in un contesto veramente rilassante e non solo, perché abbiamo la fortuna di poter parlare con la dottoressa Gargiulo che molto gentilmente si è adoperata per farci conoscere un mondo poco conosciuto, un mondo sicuramente che da poco tempo è nella curiosità di tanti. E siamo in un mondo di riflessologia. Adesso chiederò alla dottoressa molto gentilmente se vorrà darci qualche lume, qualche gentile spiegazione per coloro che non conoscono questo mondo. Approfitto per ringraziare la signora Valentina che gentilmente ha accettato questa collaborazione, anche per essere d'aiuto socialmente con tante, ma tante persone che non lo sanno. Carissima, posso chiamare Silvia? Certamente. Carissima Silvia, Allora. io sono felice di essere qui e molto contento, Bene. ma ecco, non nascondo una grande curiosità. Sì, è una. I miei trattamenti sono un mix di diverse tecniche in realtà. Abbiamo la parte del massaggio olistico, abbiamo la parte di riflessologia facciale. Abbiamo una parte che poi viene ad armonizzare le altre tecniche, che è quella curativa con i diapason. È Benissimo. un'altra tecnica di riflessologia che appunto si basa sull'applicazione in alcuni punti specifici di questi meravigliosi oggetti. E Molto interessante. come vedete adesso sto praticando Ecco, dei adesso che stiamo movimenti. facendo? Sto stimolando i cosiddetti punti fondamentali Bene. della riflessologia facciale di Enchan, una tecnica vietnamita Sì. relativamente recente, nasce negli anni 70 ad opera Bene. di un agopuntore, il dottore Bieu Kuc Cho, è un dottore ancora vivente in Vietnam, che ha ideato questa tecnica appunto dalla sua esperienza di agopuntura, Sì. scoprendo più di 560 punti notevoli nel volto, che significa che sono dei punti che, se opportunamente stimolati, ci danno modo di collegarci a degli organi interni, Certo. degli apparati in generale, quindi mega zone più estese, in modo da poterli riequilibrare. Perché secondo appunto le antiche medicine asiatiche, comunque anche secondo. Suggeriscono questa Sì, praticamente noi non siamo semplicemente un corpo fisico, ma siamo più un organismo energetico, quindi Esatto. esistono vari piani che collegano le nostre varie parti, no? Fisiche con la parte energetica, con la parte sottile, cosiddetta sottile, nel nostro campo energetico che è intorno al nostro corpo. Sicuramente. Quindi in questa tecnica noi andiamo a fare che cosa? Andiamo a portare dei messaggi alle varie parti partendo da questa centralina, no? Che è il nostro volto. La nostra testa in realtà è la zona più ricca, no? Perché qui confluiscono tutti i nostri sensi e quindi essendo anche più vicini al sistema nervoso centrale. È chiaro che unendo tutte queste pratiche noi massimizziamo gli effetti. Quindi questa, io la chiamo volgarmente penna, è un attrezzo Sì? con il terminale del quale si riesce a stimolare un po' l'aspetto micronervoso, se lo vogliamo Sì, non solo definire. micronervoso, ma sono proprio dei punti dove cosiddetti punti di agopressione sono gli Di stessi agopressione. punti che si utilizzano in agopuntura. Lì nel libro ci sono proprio tutti i punti che sono stati Ah, dopo gli scoperti nel facciamo una volto. meravigliosa foto, interessantissimo. Sì, molto. E Assolutamente. È quindi, stata una tecnica che quando l'ho studiata mi sono certo. innamorata proprio perché univa un po' tutti i piani. Certo. Perché diciamo che il mio amore per i trattamenti del volto sono stati, cioè è stato proprio un colpo di fulmine. Stavo studiando un'altra cosa e ho deciso di approfondire questo legame che mi univa proprio energeticamente quando toccavo il viso delle persone.
E da lì ho iniziato a studiare le varie tecniche che ci sono, che utilizzano anche i centri estetici, no? Ovviamente Certo. per portare quella sensazione di serenità, di pace, ma anche per, diciamo, massimizzare anche gli effetti benefici dal punto di vista anche della bellezza, no? Perché chiaramente Sicuramente. un buon massaggio non può che portare beneficio anche dal punto di vista del tono muscolare, no? Della Anche se Valentina non ne ha molto vascolarizzazione. bisogno, È perché vero, qui la sto natura scherzando. già ha dato tanto, No, ma va ma bene. nel tempo il volto cambia perché Certo. attraverso le emozioni che viviamo Si modifica. si modifica. È da lì Certo. che noi Quindi iniziamo a meglio prevenire. capire certi squilibri che ci Preveniamo, sono. quindi praticamente, Sì, no? sono dei messaggi per cui noi riusciamo attraverso queste metodiche a riportare l'armonia che si è alterata, diciamo così. Interessantissimo. Buona giornata. Bene, riprendiamo questa graditissima e piacevole conversazione con la dottoressa Silvia e poi con la simpatica e anche generosa, si è prestata Valentina, che vediamo rilassatissima. E chiedo alla dottoressa Silvia, ma questa è la vera e propria riflessologia facciale? Questa è una cosa Sì, a sé stante? è una tecnica a sé stante. Bene. Si conoscono magari più facilmente le altre riflessologie, c'è cioè la riflessologia plantare, la riflessologia auricolare, la riflessologia palmare, perché come nei piedi anche nelle mani ci Nelle mani sono pure. praticamente le corrispondenze con tutti gli organi del Certo. nostro corpo. E per il principio appunto di similitudine si trovano queste corrispondenze, queste analogie tra determinate zone e gli organi, i relativi organi. Io faccio una domanda sempre da profano. Questa tecnica, questa filosofia, questa pratica ci porta all'obiettivo di trovare situazioni che possono non essere confacenti all'interno del proprio corpo, di qualche problematica, a cosa mirano Ma di solito praticamente? le persone che si riferiscono ai miei trattamenti, che siano attratti insomma da queste Certo. pratiche, sono più che altro persone che hanno disturbi a livello emozionale, che magari hanno accumulato un livello di stress molto, molto alto, spesso si trovano a fare fatica proprio nella respirazione, a dormire bene. Hanno delle Tutti, sintomatologie anche a livello gastrico, no? Quindi magari problematiche intestinali, di stomaco. certo, Tutte queste disarmonie sono legate a un vissuto, a delle esperienze, a dei sicuro, traumi o a uno stile di vita che non è rispondente alle loro esigenze interiori. Quindi intendo. tutto questo poi si ripercuote più o meno con forza a livello di salute. Chiaramente non si tratta di una cura, la nostra è semplicemente una disciplina che va a sostenere magari, no? Quelle che sono le Certo. terapie tradizionali per alleviare magari certi sintomi. Ma lavorando, ripeto, a stretto contatto col sistema nervoso, perché appunto essendo vicini al cervello, il feedback è velocissimo, quindi manipolare il viso e la testa, ci dà modo appunto di entrare immediatamente in una connessione profonda con il Certo. nostro, con la parte più interiore di noi, la parte più razionale di noi. E durante il trattamento si beneficia proprio di un distacco da quello che è il mentale, no? Quindi spegnendo questa centralina, Certo. se ci si permette di spegnerla, perché a volte c'è anche difficoltà o anche delle Sì. situazioni in cui c'è questa Tra difficoltà. soggetto e soggetto, poi chiaramente, Certo. giusto? Quindi è molto importante anche la relazione con l'operatore perché laddove si crea questo legame, questa relazione di fiducia, è più semplice Sì. magari riuscire a Si apre meglio la spegnere. porta, si apre Certo, meglio la porta. certo. E Quindi Valentina la quindi vedo completamente rilassata e mi compiaccio con molto. voi due che fate questa meravigliosa tecnica rilassante, ma anche a vista trasmettete questo meraviglioso segnale di, ecco, io lo chiamo volgarmente il relax, ma relax non è una pratica vera e propria, studiata
Sì, è una vera e propria cura per l'anima, Certo. perché noi abbiamo soprattutto bisogno di far emergere l'anima, che spesso invece è completamente seppellita, no? Da tutta una serie di Certo. sovrastrutture. Quindi è olistica questa terapia proprio perché va a riarmonizzare tutti questi aspetti, dal greco holos, no? Ma Tutto. sono chiaramente, non sono chiaramente alla conoscenza di tanti, però effettivamente Diciamo che sì, avvicinarsi. in Italia è molto più diffusa come tecnica nella parte nord Italia perché l'Accademia Nazionale si trova a Milano e da lì si fanno corsi in tutte le varie regioni. L'AIRFI si chiama questa accademia che ha portato in tutto il nostro paese questa tecnica, però ancora poco diffusa da noi purtroppo, ma secondo me sarà Quanto questione di prima, tempo, diciamo, poco quanto prima. tempo. La cosa interessante è che comunque le persone oggi hanno sempre più bisogno di un Sì. trattamento olistico. La vita ce lo impone. Assolutamente, perché abbiamo capito che effettivamente non c'è solo un corpo È da vero, da gestire. assistere, è vero. C'è ben Ok, altro. quindi. Meglio se congiuntamente si possono fare interventi, no? Assolutamente sì. E meglio se lo facciamo con costanza, come ci insegnano i nostri amici asiatici, che in questo sono avanti di millenni, perché per loro la Sì. buona medicina è quella che serve per la prevenzione, cioè nel senso, volevo parlare di medicina, ma anche proprio lo stile di vita è una Sì, medicina in sé. è Quindi per vero. star bene bisogna dedicare del tempo ogni giorno a delle piccole azioni quotidiane, per cui per esempio loro si massaggiano il volto almeno una ventina di minuti al giorno. E Quindi per questo loro aiuta è una parecchio. pratica quotidiana di benessere, ma non Caspita. nel senso così, ah, che bello sto, invece che stare sul cellulare, su Facebook, mi massaggio il viso. No, proprio una loro abitudine è come lavarsi i denti. Ok, Sì. quindi è necessario, se si vuole vivere bene a lungo, si massaggia. Ed è anche questo uno dei motivi per cui ho iniziato poi a specializzarmi in questo settore, perché? Perché credo fortemente in questa pratica dell'automassaggio, perché tutti noi dobbiamo diventare consapevoli che abbiamo tutti gli strumenti È per la star bene. consapevolezza che manca. Sì, Quindi, anche per questo che io certo. faccio dei corsi piccoli, in piccoli gruppi, Che corsi proprio dei facciamo? corsi per trasmettere queste conoscenze, Ok. come massaggiarsi, in che punti, Ok. E dove li perché. fai questi corsi un Li po' organizzo un dappertutto? po' in tutti gli studi con cui Tutti studi. collaboro, sì, mensilmente, piccoli gruppi di persone che vogliono prendere in mano la propria vita, Certo. vogliono entrare in connessione con la propria interiorità e si vogliono dedicare un po' di tempo e un po' di amore per se stessi, che forse è la cosa più difficile, no? A volersi Certo, bene veramente, ma amare concretamente. se stessi si deve anche amare gli altri, perché se uno sta Assolutamente. bene. Come sempre quando cito Gesù che dice ama il prossimo tuo come te Certo. stesso, dicevo pure anche prima Valentina, no? Lo intendeva in questo senso, Certo, cioè proprio sono. di partire da te stesso, Sembrano banalità, è ma una non lo sono. banalità, no? Non sono, Apparentemente, non lo ma è sono proprio quello che affatto. io dico sempre alle persone che tratto, il tempo, bisogna trovarlo perché Volere potere anche, sì, e perché lo senti, poi senti la sì, differenza sì, sì. nella tua vita a 360 gradi, quando sei centrato, quando sei in Una ascolto. domanda forse un po' troppo cruda, ma nel momento in cui ci si appresta e ci si approccia a questo tipo di attività, praticamente, ecco, vedo per esempio Valentina, non vedo l'ora di farla anch'io, ma al di là di queste sensazioni mie, queste sono, si possono ottenere risultati nel breve oppure dipende da soggetto e Dipende soggetto? dall'età della persona, Ok. dipende dalla, come si dice, dalla costanza che si ha nel praticare. Ecco perché l'autotrattamento è importante, perché mantiene, diciamo, quella costanza nelle informazioni che noi inviamo ai vari apparati e al nostro sistema nervoso. Quindi più messaggi siano coerenti, no, e costanti, Certo. più noi riusciamo a cambiare anche una routine. Che si È manifesta poi in vero. una certa postura, che si Anche se il manifesta. cambiamento a volte preoccupa,
A volte è proprio quello lo scoglio più duro da superare. Però una volta iniziato questo Si rompe il processo, ghiaccio. lì la ruota comincia a girare al contrario, no? È Quindi vero. piano piano si vanno a scardinare tutte le vecchie abitudini e piano piano si riconquista un nuovo equilibrio, ecco. Che non si sa se è meglio o peggio, però nel senso Però si sicuramente. spera che sia meglio. Possiamo fare una domanda a questa meravigliosa ragazza, eh? E a questa Valentina. Certamente. Cosa si prova adesso, in questo momento? Magari è già da tempo che sta facendo queste belle pratiche rilassanti. Qual è la sensazione, descrivibile, perché non sempre è facile? Posso rispondere con una parola? Sì. Fluttuante. Caspita, rende l'idea pure questo, eh? Non l'ho Fluttuante. pagata. È vero. E quindi, Fantastico, brava Valentina. grazie. Quindi, se non altro, comunque noi di Maco TV ringraziamo perché la gentilezza di Valentina Grazie che si è a voi. prestata ecco, ad aiutare a capire un po' queste tecniche, manuali. C'è digitopressione qui, ecco, Sì, approfitto. assolutamente sì. In E molti quindi. massaggi integro con la pressione in alcuni punti del cranio, Ok. sono dei punti collegati anche questi alle emozioni, ogni punto ha un suo perché. Certo. E anche il cranio ha una parte estremamente importante, se non la più importante insieme Lo curiamo all'utero. poco questo Sì, cranio, noi assolutamente esseri. sì, magari quando noi andiamo dal parrucchiere ci facciamo massaggiare, no? La testa e sentiamo questa grande leggerezza, questa sensazione di benessere. Ecco, nei miei trattamenti c'è anche questo. E è una parte che cercherò sempre più di sviluppare Certo. Senta, perché non sì. c'è anche da noi. Lì in Asia ci sono proprio delle spa dove si lava solo la testa, ma per un'ora. È Quindi integrato con la integrato con la digitopressione, con il digitopressione. massaggio, con una serie di pratiche di medicina cinese che sono, posso citarne alcune, la Moxa, non so se ne hai mai sentito parlare, una No, ma forse tecnica che tanti sfrutta il amici di Maco TV. calore, no? Sì. Vicino alla testa per stimolare sempre questi punti, o comunque lo scorrere dell'acqua in determinati punti. E la stimolazione con le penne di digitopressione di vari materiali, adesso vi Certo, faccio vedere questa che è di quarzo, ma è di esistono di quarzo. tanti altri materiali che vanno a stimolare proprio nella testa con queste movenze, no? Si Quindi va sulla proprio cute a fare questa massaggiare o proprio pressione. dei pettini fatti apposta di materiali specifici, sempre, quasi sempre di cristalli o anche di ambra si utilizzano. L'ambra ha dei poteri eccezionali a livello curativo. E che vanno proprio a stimolare Interessante. questi punti della calotta cranica per assicurare proprio un ripristino, diciamo, di certi equilibri. È Si un mondo ripercuotono anche meraviglioso. sulla masticazione, si Certo. ripercuotono su tanti altri aspetti osseo-articolari, quindi c'è tanto da fare, da studiare. È E io stessa, sicuramente. grazie per la dottoressa, non sono una Vabbè, dottoressa, comunque. ma continuo a studiare e a innamorarmi Certo. sempre di più di tutto questo mondo perché è E fantastico. trasmetti sicuramente delle ottime vibrazioni Grazie. e non solo. È una comunicazione proprio affabile, bella, quella che uno ambisce nel ricevere in questi meravigliosi momenti di Grazie rilassamento. mille, Siamo Gino. contenti noi di Maco TV. Poi faremo la foto a quel signore che Sì, sembra questo un cruciverba, è il sembra. figlio della fondatrice della IRFI, dell'Accademia. Ah sì. Sì, anche lui adesso è diventato insegnante, da quello che so. Tutti quei punti, quindi E si è prestato arguisco. come modello per realizzare tutte le varie esperienze, Arguisco libri. quanto ci si debba studiare su Sì, tutte io quelle. sono solo all'inizio, ma ripeto, sono anni e anni di pratica Certo. che implicano veramente una Bene. conoscenza di tutti quei numeri. Non è facile, però ci Sì, proviamo. io posso solo dire grazie anche a nome di tutti gli amici di Maco TV Grazie a e anche voi. di quelli che sono casualmente a vedere questo incontro rasserenante, bello, rilassante. E ringrazio la modella, Grazie Valentino, gentile grazie a voi. Valentina, e noi avremo modo di risentirci per parlare di altre argomentazioni Va che benissimo. comunque affascinano. Va Grazie, bene? grazie. Grazie a voi tutti.
un affettuoso saluto anche da parte di Maco TV. Grazie. Arrivederci. Bene, amici cari, dopo questa splendida chiacchierata con la signora Valentina, e non solo, ma dopo quello che abbiamo potuto, grazie qui a Silvia, vedere, rubare con i nostri occhi tante tecniche, tanti sistemi che sono veramente speciali, almeno poco conosciuti e poco visti, di una tecnica splendida che noi avremo modo di approfondire con Silvia, che è reduce di un meraviglioso incontro chiamato Festival, Riflessi Festival 2023. Oh, brava! Silvia, io direi, visto che abbiamo sentito il presidente, abbiamo sentito tanti operatori, tutti veramente in sintonia, no? Bello, sì. Vorrei sentire un tuo parere al riguardo, visto che è stata una cosa che si ripeterà fra un anno. Certamente, me lo auguro. Per le fatiche. Allora, poi. Io sono entrata in questa famiglia della Via Riflessa, che è questa associazione di Porto d'Ascoli nata circa un anno fa, sì, che mette insieme tanti operatori olistici di questo settore, no, della riflessologia, e che è sempre più apprezzato, conosciuto e stimato proprio per gli effetti benefici che portano nelle vite di tante persone, sì, che hanno tanto riscontro. Certo. E che cosa fa questa associazione? Cerca proprio di veicolare queste discipline, no? Di farle conoscere, e non solo di quelle di riflessologia, ma proprio in generale di portare un po' più di informazione su tutte quelle varie tecniche che sono intorno al mondo dell'olismo. Quindi ogni mese si cerca di creare questi eventi, piccole conferenze dove aggregare promozioni, sì, aggregare proprio più persone possibile, sì, intorno delle tematiche di interesse. Bene. E quindi dicevo, sono entrata in questa famiglia poco prima che arrivasse il Riflessi Festival, che era già stato, diciamo, ideato in tempi addietro, intorno, certo, alla primavera. È stato un evento molto grande, quindi sono arrivata, pensavo che fosse già stato bello sviluppato, invece devo dire che mi sono trovata in una marea di cose da fare. È stato bellissimo, molto stimolante, molto creativo, e credo che con Pasquale, insomma, tutti gli altri del team siamo, certo, riusciti a fare qualcosa di veramente bello. E abbiamo avuto tanto riscontro. Esatto, avete avuto molto, tra l'altro avete avuto anche persone speciali nelle conferenze, sì, dove anche c'è stata un'attenzione meravigliosa da parte del pubblico, quindi ho notato. Ma erano sicuramente dei conferenzieri di eccellenza, personalità di un calibro elevato, e le persone, insomma, che dobbiamo ripeterlo, dai, che hanno avuto la fortuna di assistere, certo, a queste conferenze, ne hanno, certo, beneficiato chiaramente. Lì, insomma, che davanti a tante cose gli venivano così aperte, no? Quindi bello, bello, e io sono grata veramente di questa opportunità. Perché... Ma lo sentite qui, la sentite? Sì, beh, questa dolcissima mi è dispiaciuto che, ecco, avendo io poi curato un po' tutto l'aspetto organizzativo, certo, non mi sono potuta godere, certo, perché presa queste cose, ma grazie a Maco TV potrò magari sicuramente vedere le registrazioni. Ho fatto tante interviste molto interessanti quanto, sì, la tua, sì, e francamente non solo, ho visto un pubblico attentissimo. Sì, sì, attento, e poi anche molto competente, molto, sì, vicino. E sono arrivati anche lì dagli operatori con tanta curiosità, con tanto rispetto anche, no, di queste pratiche. E hanno sperimentato tanti trattamenti, tante pratiche diverse, e si sono veramente immersi in questa dimensione. Io dico che avrete sicuramente un buon successo, anche perché ripetendo un evento così di tale importanza, avvicinerete ancora molta più gente. Certo. E visto che è una giornata dedicata al benessere, e questo
benessere si deve allargare Certo, e solo. soprattutto si devono consolidare Sì. i legami, no? Quindi Sì, è vero. anche stata una cosa bella di questo evento il fatto di mettere insieme operatori di varie parti È della vero, regione è e vero. anche ex dell'Abruzzo, magari vicino, no? Sì. E quindi questa manifestazione proprio crea dei legami di amicizia, di collaborazione, di sinergia tra tante personalità diverse che ognuno nel proprio territorio È poi vero. ritorna e porta questo arricchimento nella propria professione, no? Bello, questo sicuramente ci è piaciuto, lo ripeteremo, cercheremo di estendere sempre di più questa rete di amicizie e di partecipazione. Poi Ma guarda, anche dovremo. mensilmente Sì. Certo, l'associazione si sta organizzando per comunque cresce. continuare la tradizione dei martedì della Via Riflessa, che Chiaro. comunque anche già nell'anno Interessante. scorso hanno portato comunque un buon seguito. Ma parlavo con Pasquale, perdona se ti interrompo, e effettivamente potremmo fare una rubrica che aiuta le persone a un migliore avvicinamento e anche conoscenza di questa Assolutamente sì, perché filosofia. magari ecco, fino adesso riuscivamo a raggiungere 40-50 persone Certo. per ogni mini conferenza, però se veicolato bene sì, si può riuscire a raggiungere un pubblico anche più ampio, anche perché come dicevo anche prima, con la Valentina sempre più persone hanno il Certo. desiderio di capirsi di più, di prendersi cura prima che sia troppo tardi, nel senso che si arrivi ad un sintomo Sì, magari eclatante, è no? vero. E quindi mantenersi con costanza in contatto con la propria interiorità, con altre pratiche che ci aiutano a sintonizzarci meglio anche a livello spirituale, a livello interiore, È no? vero. E ci permette poi di entrare anche più in confidenza con il nostro corpo. Certo, E ma quindi vorrei aggiungere sempre da profano che comunque possono sembrare parole difficili entrare nella propria, diciamo, interiorità e parlare della propria anima. Effettivamente, piano piano ci si può entrare con l'aiuto vostro, si può certo. entrare con più facilità, grazie anche a queste meravigliose tecniche, Certo. grazie alla vostra meravigliosa affabilità, che già è una cosa estremamente piacevole. È Quindi, vero. amici cari, noi proseguiremo questo cammino ringraziando qui Silvia Gargiulo, che veramente è stata ed è una persona molto vicina a voi, a noi tutti e a noi di Mago TV che siamo della Grazie. comunicazione. Grazie. Quindi diamoci appuntamento a breve. Assolutamente sì. E parleremo di altre tecniche che usi con i tuoi clienti, Certo. perché siamo curiosi. Bene, bene, sono felice di parlarmene sempre, sono entusiasta di Bene, condividere, è quindi mi fa piacere. reciproco. Grazie a voi e ci sentiamo presto. Ciao, Grazie. ciao.